La Puglia vissuta e raccontata dai suoi figli migliori, uno spaccato poliedrico e affascinante di una terra millenaria e per molti aspetti ancora misteriosa. Il Rotary Club Roma Est, con una serata interamente dedicata all'effetto Puglia, ha inaugurato nella capitale, grazie anche alla collaborazione di numerosi club pugliesi, un ciclo di incontri con le eccellenze regionali. A comporre il puzzle delle molteplici facce di questa terra, le testimonianze provenienti dal meglio dell'industria, dell'imprenditoria, della cultura, delle istituzioni e dello spettacolo. Francesco, quello di stasera è stato un lungo e articolato racconto di una terra evidentemente anche molto complessa. Assolutamente sì, abbiamo detto un po' in tutti gli interventi, non a caso si parla di Puglie, perché questa è una regione straordinaria con un'identità molto molto forte, ma è anche una regione che riesce nell'unità della diversità a mettere insieme tante identità quanti sono i diversi territori subregionali. Tra gli ospiti anche Peppe Zullo, lo chef di Orsara che rappresenterà la Puglia ad Expo 2015. Se noi ce lo diciamo in Puglia, tra noi rimane là, però in un contesto come questo, con delle persone molto attente, con un pubblico sia nazionale ma anche internazionale, perché ho visto anche, c'erano degli ospiti anche, credo anche cinesi, anche ad altra gente, è il modo migliore per comunicare la Puglia al mondo. La Puglia è anche musica, spettacolo e passione. Abbiamo tutto, abbiamo i laghi, i collini, il mare, la foresta umbra, le murge, le grotte, tutto, quindi è una regione da assolutamente, veramente può diventare la Florida del nostro paese, come diceva un celebre presidente del Consiglio. Speriamo che ci si consorzi tutti quanti per mettere a frutto la nostra operosità pugliese, che è forte. Sentendo parlare tanti pugliesi dotti e colti, ognuno nel suo settore, non fa nient'altro che crescere col desiderio di vedere questa Puglia realizzata, questa Puglia che deve volare.